Buongiorno, come stai? Ma che è sta storia che mi accompagna all'università quando non te ne è mai fregato niente di me? No, papà non è più quello di prima, papà è cambiato, papà è una persona diversa. Com'era prima papà? Una chiapa. No, era? Una schifetta. No, era un po' assente, ma papà è cambiato, ha deciso che vuole stare tutta la giornata e passare più tempo con la propria figlioletta. Oggi papà sta tutto il tempo con te, ti accompagna perché il diploma è un giorno importante. Diploma? Che diploma? L'ultimo esame di laurea? Cosa diploma? Cosa? L'ultimo esame di laurea? Secondo te papà non lo sapeva? No. E secondo, non lo so, lo sospettava però, papà lo sospettava da anni, non dalla ritta perché non ti voleva far agitare, che tu sì, sei un po' ansioso a papà. Andiamo che è tardi. A basta. Che ora devi andare a questo appuntamento a papà? Non ti fa l'ansia. Papà, ma che appunto è l'esame? L'esame, chiamalo come si chiamalo come ogni cosa col sì. Proprio nome, con carattere, la piccinella, te ne messo qua. A che ora? Alle? 10:30. 10:30, sono le? Le 10. Le 10, alle 10 sono, io 10:15 tengo un appuntamento importante con una ragazza che papà ha conosciuto su internet. Facciamo così, non ti preoccupare papà è cambiato, allora. Facciamo così, tu qua ti prendi l'autobus e arrivi giù. Hai visto, una volta è ricambiato, che è l'autobus? È tardi, papà. È tardi, però papà vuole dimostrarti che è tutto cambiato e papà ti accompagna. Papà ti accompagna alla metropolitana. Che metropolitana? Che passa ogni 5 minuti, tu la prendi in un battibaleno, stai giù, ciao a papà. Papà, ma come la metropolitana? Dai un bacino e togliti la cintura, fai presto che papà deve correre, papà. Abbi pazienza e... Uè, auguri a papà, Ma vaffanculo! Non si dice a papà. Comicamente col presidente, comicamente mi manca un dente, in questo modo con...